Ciao ragazzi, allora, nuovo video chiacchiericcio, come state? Spero bene. Allora, questo è un video solo di prova perché mi sono accorta che da telefono non funziona bene fare video, quindi non so se sia il mio telefono oppure se devo registrare con la Canon, non vedrò al momento perché prima di tutto non so se sono io che sporco il mio telefono di continuo o se devo registrare con la Canon, ma penso che devo registrare più con un dispositivo più grosso e più formale possibile. Vabbè, formale? No, vabbè. Con un dispositivo più professionale perché si vedono bene i video e perché si sentono anche meglio. Non lo so, vediamo. Comunque, fatemi sapere sotto questo video appena lo pubblico. E niente, ci vediamo presto. Ciao ragazzi, un bacio. Buongiorno a tutte e a tutti, nuovo video vlog barra chiacchiericcio. Buona vigilia a tutte, auguri di buon Natale, come state? Spero bene. E niente, sto riprendendo adesso non con il telefono ma con una Canon. Quindi spero che vi piaccia questo video. Non so fino a quanto potrò riprendere, scusate, però ci tenevo a farvi compagnia finché posso riprendere. Comunque, nulla. Intanto ho ricevuto qualche regalino, qualche pensierino da parte di mia madrina e ve lo faccio subito vedere. Aspettate un attimo. Ed è questo qua, questo porta tisane, che ovviamente si può cambiare con un'altra, no, con altri oggetti, gioielli o quello che volete voi. E questo in tutta la sua bellezza è un porta tisane, vedete? Già. Ora ve lo apro. Ecco. E dentro c'è tutte le tisane che volete voi, vedete? Ecco qua, tisane, dolci sogni. Qua non so cosa sia, aspettate che ve lo faccio vedere. Un attimo solo, ecco. No, vabbè, ve lo prendo perché voglio evitare di farvi perdere tempo. Ecco qua, frutti di bosco, vedete? Già. Questo è invece fragole ibisco. E niente. Ora qua rimetto tutto com'era. Nulla, ragazze. Poi, cos'altro mi è stato regalato? Una tazza, che ve la faccio subito vedere senza farla cascare per terra. Ecco qua. Questa è una tazza, bellissima. Allora, sopra c'è questo piatto qua, senza che lo faccio vedere. Questo piatto, bellissimo, adoro. Poi questo è per mettere dentro il filtro, ovviamente si vede benissimo, sì. Poi, e questa è la tazza in sé. Questa è la tazzolina, bella questa tazza, vero? Molto bella, adoro. Ora rimetto tutto dentro. Ecco qua, adoro, bellissimo. Poi questa la rimetto qua, che è meglio. Già, e niente, questa è la mia splendidissima tazza, quella era, e quello invece è un altro pensiero, due pensieri insieme. Nulla, adesso io mi devo dirigere a fare il letto, ovviamente, perché mi devo accingere a fare il letto, altrimenti non riesco a girare il video. E niente, non so se posare da qualche parte, oppure tenervi in mano, forse vi poggio da qualche parte, che è meglio. Già, perché altrimenti non faccio a tempo. Ok, niente. Allora, non so neanche io dove poggiarvi, ci credete? Non so dove poggiarvi. Boh, vi poggerò di qui. Fuori intanto sta piovendo, ragazze mie, fuori sta piovendo, non ci credete,
è così, è inutile che apro la finestra perché fa veramente freddissimo. Quindi questo letto lo faccio alla buona, tanto non ho molto disordinato il letto, non ho messo tanto in disordine il letto. Allora, sì, lo so che è un brutto modo però di fare il letto, ma non ho molta voglia, quindi mi devo anche organizzare come credo e come posso. Mi devo anche vestire, ovviamente. Sta riprendendo, sì, perché ho la paura che non riprenda questa cosa, questa macchina, perché un po' la uso, un po' non la uso, ecco perché. Ogni volta la batteria fa storia. Dovrei cambiare anche batteria, non so tanto. Perché quella batteria non è il massimo. Ce l'ho da anni ormai quella, no, questa camera, questa videocamera. Che non fa sempre un ottimo servizio. Ragazzi miei. Che si spegne la videocamera, infatti mi tocca guardare di qui. Ok, bene, perfetto. E nulla, adesso io mi devo vestire, però prima mi lavo la faccia e poi mi vesto. Già, aspetta un secondo, qui metto questo pigiama di qui, ecco qua. Con una mano sola non viene bene a fare le cose, comunque vabbè, niente. Questi sono prodotti che devo recensire, come il bagno schiuma e l'ammorbidente che se ne è cascato sul comò, ecco qua. Molto buono questo ammorbidente, mi sta piacendo un sacco. Tutto bagnato, non so perché, ma vabbè. Anche questo era bagnato. Comunque, nulla. Dunque. Allora, io adesso mi do una bella lavatina alla faccia, perché guardate in che condizioni sono. No, aspettate, non mi vedete bene. Vedete che faccia che ho? Vabbè, a parte questo non c'entra niente, però adesso mi voglio lavare la faccia. No, non si può lavare la faccia perché c'è mio nonno in bagno, non mi sembra il caso. Comunque, niente. Che dire? Io vi rinnovo i miei sinceri auguri di nuovo, perché ancora non so cosa fare di altre clip. Dove andare a messa, mi sa che non ci vado a messa, però almeno ho il coraggio di stare in famiglia con gli altri, nel senso stare in compagnia con gli altri miei familiari, ok? Tutto lì. Stanotte ho la sete buia, mi sono svegliata con la sete, non so se ve l'ho detto, ve lo dico adesso, mi sono svegliata con la sete, già. Infatti qua, non ve l'ho detto, ma ecco qua, vi faccio vedere cosa c'è di testimone, l'acqua,
la bottiglia dell'acqua perché avevo una sete allucinante. Cioè. Ah, ragazzo, ora mi sono fissata con questo libro che è La damigella d'onore, molto bello, mi piace un casino. E niente. Appena posso vi farò un video su questa palette che è una trousse, non so se possiamo chiamare trousse o palette. Comunque ha forma di UFO ed è di Douglas o Douglas che Dio si voglia. Sì, è di Douglas. Io non so perché molti la chiamano Douglas. Quando si chiama Douglas, ragazze, abituatevi che questo non è Douglas, ma è Douglas. Poi vabbè, vi faccio un appunto, ognuno parla come magna, però è la verità. Si chiama Douglas. Abituatevi, ragazze mie. Non vi sto rimproverando, però, e neanche correggendo, però, secondo me è bene che dovete. No, pronunciarla Douglas, perché è così che si pronuncia. Io ho sentito da vari YouTubers, come dico, americane, che ho sentito dire che si chiama Douglas. Poi vabbè, fate un po' come vi pare. Niente. A parte questo, oddio, la telecamera è storta, non capisco il perché. Ok, ora era drizzata. Allora, niente. Io nel frattempo mi accingo a vestirmi, perché non so ancora bene cosa vestirmi. Penso che per il momento mi vesto come ieri. Cioè, sì, se trovassi dove ho messo i vestiti che avevo ieri, ah vabbè, ho questa specie di specie. Come parlo, non lo so, vabbè, poi di quegli altri. Già, questo pantalone, pantaleggings à pois. Non è il caso di vestirmi, ma ognuno si veste come le pare in casa per stare più comoda. Questo e poi non lo so, ragazze, non ne ho idea. Questo e poi che cosa ne so? Ah, sì, io mi credevo che non ci fosse altro. Invece, come se c'è altro? Questa. Tendete un attimo, un secondo. Questa borsa va di qua. Io farò bene il mal di mare, ma non ho ancora come ho capito la registrazione che devo fare per non farmi venire mal di mare, ma vabbè. Questa maglia qua che è tutta squalcita, questa di cashmere, e sono a posto. Almeno per il momento mi vesto così, poi si vedrà in seguito cosa mettermi per non essere troppo fuori dal tema natalizio della vigilia, vabbè. Nulla, nel frattempo mi vesto, vi giro la cam e ci vediamo dopo, dai. Non me la sento di stoppare.
Allora, e rieccomi dunque. Mi sono vestita e finalmente posso dedicarmi a fare un'altra clip. Io non lo so, questo si incastra tutte le volte, sto coso qui. Ok, siete storte, ora vi raddrizzo. Boh, vabbè. Comunque, finalmente sono riuscita a darmi un po' più una sistemata, almeno negli indumenti, nella roba di dosso. Allora, l'outfit casalingo è questo. Vedete, non è il massimo, ma almeno mi sento comoda io. Lo so che c'è una pancia che fa paura, ma come sapete voi, mi piace mangiare. Voi dite mangia di meno, ma io non ce la faccio a mangiare di meno. Mi piace mangiare e mangio quanto mi pare. Anche se ingrasso come un boia, ma vabbè, come un bue. Ma questi sono dettagli nel mentre, niente. Questo è tutto il mio outfit, ovviamente. E basta, questa è una tasca che ho, non è finta ma è reale, vedete? Già, e nulla. Dunque. Allora, come voi sapete, tra poco arriverò un breve video ASMR, ma non subito, magari stanotte, vediamo, non ne ho idea. E basta. Ah, non so se ve l'ho detto, ma non credo. Allora, vi giro la cam. Mi ha fatto la ceretta ieri mattina alle 9, perché siccome oggi oggi è festa, e quindi ho deciso di farmi la ceretta, farmi fare la ceretta al resettista, e nulla. E così è stato. Infatti, se mi vedete senza, come dicono alcuni haters, senza la barba, perché non ne ho barba, ma sono peli, perché io sono scura di pelle, quindi è logico che vi sono i peli. Quindi li ho tolti tutti e adesso sono rasata completamente, a zero. Quindi spero che siate contenti. E se no, vi beccate sto video così com'è. Ovviamente farò dei tagli se riesco. Ci provo, almeno mi sforzo nel minimo dell'impegno che posso, oltre i miei limiti, e taglio le parti in cui non vi interessano. Ci provo almeno. Non ne sono sicura, ma voglio provare con Windows Movie Maker a fare qualcosa di... Lo so che Windows Movie Maker non è un programma chissà che fa miracoli, però voglio provare l'intento di tagliare i pezzi che sono, non sono validi per questo cavolo di video qua su YouTube, però... Vabbè, proviamo, da niente. Cosa dirvi di altro? Sono felice di quello che ho ricevuto da mia madrina di regalo, già ve l'ho detto. La tazza mi era veramente importante, perché mi è piaciuta davvero tanto. Wow, top, veramente l'ho gradita di tutto cuore. Grazie madrina, grazie. E niente, adesso vado. Spengo tutte le luci e vado a fare la mia skincare. Non è nulla di skincare. Ovviamente vado solo a lavarmi la faccia e mettermi qualche po' di crema. O se no non me ne metto, vediamo. Dai, che adesso è buio qui. Parte, se riesco a trovare qualche cosa dove appoggiarvi, perché non è detto niente che riesco a appoggiarvi, però ci voglio provare. Ok, questa neanche ci sta bene qui, quindi la metto di qui. Sta registrando? Sì. Basta quanto freddo l'acqua. È freddissimo.
So che non interessa a nessuno, ma glielo faccio lo stesso. Ho usato solamente l'acqua per lavarmi il viso, mentre per lavarmi i denti, come avete visto, ho usato questo. Non so se si possa vedere. Si vede qualcosa? Sì. Questo ho utilizzato, il Durbans, vedete? Durbans, molto buono, mi piace. Comunque non lo utilizzo tanto. Non lo utilizzo di sera, di mattina, me ne frego, anche no, ho dei tagli. Mentre ieri per usare, per fare la doccia ho utilizzato, aspetta un secondo se mi riesce. Mi stanno facendo cadere la doccia. Grazie. Stavo facendo cadere la doccia, che non mi sembra per caso, ma vabbè. Comunque questo idrata e rinfresca. Allora, Cocoon al cocco, fresh, molto buono. E ce n'è 500 ml di prodotto per un paio di cinesi, questo sarebbe. Vedete che è buono, mi piace da morire, che è buono, vedete che bel pack, che bella immagine, non so cosa si possa vedere, però questo è il tutto. Se volete vedere gli ingredienti, non so cosa si possa vedere, ma questo è il tutto. E niente, ora lo rimetto in dovere. Come per i capelli ho utilizzato il... Ho utilizzato questo qui, che mi piace tantissimo. Ne ho dato due pump, li ho massaggiati e poi ho risciacquato il tutto. Qua c'è scritto senza risciacquo, ma non mi fido e risciacquo assolutissimamente. Siccome che io ho la forfora, ma per via di tanto stress o quello che Dio si voglia, utilizzo Pantene 3 in 1 e mi ci trovo bene, quindi consigliata questo. Ce n'è 225 ml di prodotto per un paio di 12 mesi, buonissimo. Poi è un profumo, ragazzi, che non vi dico. Poi come crema per idratare il corpo, abbondante crema. Ho utilizzato questa crema qua, della Nivea, vedete? All'avocado, top! E nulla, questa è stata la mia skincare di oggi, ma anche la skincare di ieri. Basta ragazzi, adesso andiamo di là e mi metto a editare il video. Thank you.
siccome qua c'è poca luce, ora accendo. Eccoci fatto. Accendo anche questo, già che ci sono. E così siamo a posto. Più luce abbiamo, meglio è. E niente, ragazze mie, questo era tutto. Non so quanto è durato questo video, però vi auguro una buona vigilia di nuovo, un buon Natale, non so quante volte l'ho detto, ma sono fatta così, mi piace dire le cose mille volte. Oggi mi truccherò, non lo so, forse sì, forse no, non ho idea. Comunque se mi trucco utilizzerò questa palette, di sicuro questa. Aspetta che si sta registrando. Si sta registrando. Questa palette della Jewel Collection Makeup Revolution Deluxe. Questa qua. A destra, bellissima, adoro. E mi piace davvero tanto. I colori ovviamente sono questi. Aspettate un secondino. Se mi riesci di non abbattere i colori che ci sono dentro. Vedete, questi sono i colori, li adoro, mi piacciono un botto. E ve li, aspettate che ve li giro, vi giro la camera. Questi sono i colori, li adoro da morire, mi piacciono davvero tanto, sono troppo belli. E nulla, a parte il disordine che c'è dietro, dentro la scrivania e altrove. Io adesso monto il video perché sinceramente non voglio annoiare troppo. Quanto è durato il video? 27 minuti. Ce la farò in un minimo di secondi a chiudere il video? Non lo so, non ne ho idea. Ma va bene così. Allora, qua è tutto a posto. Fuori fa un freddo cane, ma noi ce ne freghiamo perché tanto siamo in casa. Nulla. Comunque questo sapone, sì, questo ammorbidente mi strapiace, ha un profumo che l'ho già detto, mi piace da morire. Ve lo recensisco qui, perché così almeno chiudo il video in bellezza. E nulla, fa un bel bucato. Questo mi lava bene lo stesso, ha un buon profumo e allo stesso tempo, come dire, mi detterge bene il corpo, quindi top, mi piace. E sono strainnamorata di questo Vidal, nutre e rigenera. Anche se a breve temo, senza che temo, farò una doccia anche con l'altro bagno schiuma che ho preso da Ninsen. Come si chiama? Ninsen? Vabbè, dei fiori giapponesi, se non mi ricordo. Non voglio dire una balla, però c'ho un bagno schiuma lì che è buonissimo, mi piace. Non so come, non mi ricordo il nome, ve lo faccio vedere un altro momento quando andrò a fare altri skincare diversi da questo che sto facendo solitamente, abitualmente. E basta ragazze, adesso è facoltativo salutarvi, altrimenti il video ciao ne proprio, non so se manco me lo vedete, però ci tenevo a salutarvi direttamente da questa mia benedettissima stanza. E niente, io vi saluto. Vi auguro tanto benessere, tanta bella serenità, sempre che ce ne sia di serenità, non lo so, ma spero di sì per voi e anche soprattutto per me. E ciao, un bacio e a presto. Già. Ciao, un bacio. Mettete un like, commentate, condividete, se vi va, non ve lo chiedo, ma ormai ve l'ho detto. Iscrivetevi, attivate la campanella e fatela diventare nera. Ciao, a presto, un bacio.